La puntata di Senza Bavaglio di quest'oggi vuole così trarre un po' le conclusioni circa l'esito delle primarie del Partito Democratico nell'area ionica. Come tutti sapete, nella provincia di Taranto, quindi Taranto città e i comuni della provincia, si è registrata una prevalenza del governatore Michele Emiliano, che ha totalizzato il 49,3% delle preferenze su appunto Matteo Renzi, che si è fermato a 45,40%. Una vittoria di Emiliano non eclatante, ma diciamo che si pone un po' in linea con il resto della Puglia, più o meno, considerando che comunque il governatore giocava in casa. Ma l'aspetto più strano su cui c'è da riflettere è la situazione di Taranto città. Perché? Perché a Taranto città si è registrata il predominio invece di Matteo Renzi. E il bello è che ad appoggiare Emiliano è stato proprio l'onorevole Michele Pelillo, come a dire che Michele Pelillo di fatto non è riuscito a far fare il salto di qualità ad Emiliano, anzi Pelillo, che ormai è in caduta libera politicamente a Taranto, ha trascinato con sé nella sconfitta anche il governatore Emiliano. Dico questo perché l'onorevole Michele Pelillo è radicato a Taranto città. Quando si è registrato un grosso risultato, significativo di Emiliano a Torricella, dove c'è Peppo Turco, a Massafra, dove c'è Mazzarano, è ovvio che questi risultati di Emiliano sono targati rispettivamente Turco e Mazzarano. Invece a Taranto città la sconfitta è targata Michele Pelillo. Michele Pelillo, che ha dimostrato di essere un camaleonte politico, ha fatto parecchi salti della quaglia politicamente parlando. A lui si potrebbe benissimo, sarebbe paragonabile al ballo del quacquà, no? Questi salti continui politicamente parlando, perché prima il signor Michele Pelillo era un lettiano, poi quando Letta è caduto in disgrazia è diventato renziano, e quando evidentemente Renzi non gli ha potuto garantire la ricandidatura blindata, Michele Pelillo ha fatto l'ennesimo salto della quaglia e si è schierato col governatore Emiliano. Che bell'acquisto politico che hai fatto, Michele Emiliano, ma hai dimenticato che anche tu l'hai criticato duramente in passato. Politicamente siete arrivati ai ferri corti, caro Emiliano, tu e Michele Pelillo, ma ora la ragion della politica vi fa unire in matrimonio. Però, alla fine, quello che ci perdi sei tu, Michele Emiliano, perché Pelillo ti ha trascinato nel baratro della sconfitta. Traggo spunto da un articolo del Quotidiano di Taranto, un bell'articolo, un'intervista in cui il collega Michele Montemurro ha ripreso alcune riflessioni del signor Michele Pelillo, deputato di questa Repubblica, penso fino alla prossima legislatura, fino al 2018, dopodiché credo che non verrà più rieletto e, caro Pelillo, ti toccherà andartene a casa, lasciare il Parlamento. Cosa dice il signor Michele Pelillo da Taranto? Dice che il risultato delle primarie a Taranto città non è un aiuto per l'imminente campagna elettorale. È deluso Pelillo. Pelillo dice che c'è stata poca sensibilità verso Emiliano. Non c'è stata la sensibilità per comprendere l'importanza del momento. Il PD cittadino ha sottovalutato questo passaggio. La rilevanza di sostenere il progetto Emiliano per sostenere a sua volta la Puglia a livello nazionale e collegarsi meglio alle elezioni comunali. Speriamo, conclude il signor Pelillo,
che questa sottovalutazione non sia un fardello troppo pesante. Cioè a dire, dice Pelillo, noi avremmo dovuto, i tarantini, i votanti ai gazebo delle primarie avrebbero dovuto sostenere Emiliano, perché a detta di Pelillo Emiliano è un eroe, perché c'è un progetto Emiliano che sostiene la regione Puglia e la proietta in un ambito nazionale. Pelillo, signor Michele Pelillo, ma che film hai visto? Fammelo capire. Pelillo, ma tu hai visto quello che sta combinando per quanto attiene alla la sanità ionica il signor Michele Emiliano? Il signor Michele Emiliano, dico bene. Michele Pelillo, ma io non so, e mi auguro che non abbia mai tu avuto questa sventura, né che possa averla in futuro, né tu né i tuoi familiari, ma sai cosa significa aspettare ore ed ore al pronto soccorso del Santissima Annunziata perché hanno chiuso tutti gli altri pronto soccorso? Lo sai cosa significa, Michele Pelillo, buttare il sangue su una barella per ore e ore, o seduto così in attesa che uno possa essere visitato, ma non per demerito dei medici, ci mancherebbe altro, ma perché purtroppo con l'accorpamento il pronto soccorso si sono congestionati e il numero dei medici al Santissima Annunziata è quello che è, e il numero delle attrezzature al Santissima Annunziata è quello che è, non si possono moltiplicare, e questo è quello che fa Pelillo per la Regione Puglia. Emiliano per la Regione Puglia, via comuno Pelillo ed Emiliano, e non so politicamente chi sia meglio o sia peggio, ecco perché questa mia confusione di nomi. Abbiamo parlato di sanità, vogliamo parlare di aeroporto? Una Regione Puglia che affossa, che marginalizza, che castra l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Questo è il merito di Emiliano? Emiliano che sostiene la Regione Puglia? E come può Michele Emiliano, come può Michele Pelillo dire che Michele Emiliano vuole proiettare la Puglia in un'ottica nazionale? Ma se Emiliano sputa veleno dalla mattina alla sera su Renzi, sul governo Gentiloni, la isola, la marginalizza la Puglia, la rende il territorio infelice, perché poi alla fin fine, a furia del fatto che Emiliano tartassa Renzi dalla mattina fino alla sera, alcune volte anche immotivatamente, tutto sommato non fa altro che renderci così scoccianti, alla fine per causa delle uscite pazzoidi, politicamente parlando, di Emiliano, la Puglia viene marginalizzata, perché diranno al governo ci hai stancato, caro Emiliano, tu e queste problematiche della Puglia che stai ponendo in essere. Non che le problematiche della Puglia non debbano essere messe in evidenza, ci mancherebbe altro, fa bene un esponente del governo regionale a dire allo Stato italiano tu sei carente nei confronti della Puglia per questo, questo, questo. Ma ormai Emiliano è un disco rotto, ce l'ha con Renzi dalla mattina fino alla sera, e anche se piove dà colpa a Renzi. Chiariamo, io Renzi lo tengo sullo stomaco, Renzi è una rovina per l'Italia, però si è capito che Michele Emiliano oramai ne ha fatto una questione personale, e in questa questione personale ha trascinato con sé nel baratro anche la Puglia. Michele Pelillo che fa? Elogia Emiliano. Tanto Michele Pelillo, abbiamo capito bene che Renzi non ti poteva dare più garanzie per essere rieletto e non ti poteva mettere in un collegio blindato, e ora tu ti sei aggrappato al carro di Emiliano. Ma il carro di Emiliano è un carro disgraziato, perché Emiliano oramai è in caduta libera e si è visto il misero risultato delle primarie. E poi tu, caro Pelillo, hai fatto perdere a Taranto città proprio Emiliano. Emiliano, che considerazione politica deve avere di te, caro Pelillo? Dirà Emiliano, maledetta a me quando ho scelto Pelillo, perché mi sono preso un perdente. Questa è la realtà, cari amici tarantini, è questo. E politicamente parlando, il signor Michele Pelillo, un perdente che fa perdere chi gli sta vicino.
Alla prossima, senza bavaglio, caro onorevole Pelillo, e la prossima volta non potrà più dire domani ne parlo all'editore. Si ricorda Pelillo? Appunto, io ho voluto per par condicio, Matacchiera, per par condicio, siccome... Pelillo, questa è un'emittente libera. Chiariamolo, numero uno. Tanto per chiarirci, questi spazi, caro Pelillo, sono miei, autoprodotti, autofinanziati ed autogestiti. Quindi sono libero di dire quello che penso, anche di criticarti, nulla di personale nei tuoi confronti. Ma io quello che penso, politicamente, lo dico, di Pelillo e di tutti gli altri. Buona fortuna, onorevole Pelillo, o come si dice in spagnolo, suerte. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.